quando abbiamo mandato in comando i due operai presso l'AIM Consorzio. Sono venuto a chiedere se siamo dalla Digos, siamo venuti a prendere i documenti per il comando del signor Guardiani Ottavio e Zopronico presso la ditta M. Fate l'accesso agli atti, prendete qua. Poi quando hanno visto che già erano in distacco temporaneo presso il consorzio e ce l'aveva mandato uno che era sindaco e che era tra i ricorrenti, i due della Digos si sono messi a ridere. Poi ci siamo rivisti alla festa della polizia, ero invitato con la fascia, mi riconosce il brigadiere della Digos e mi dice: sindaco, il procedimento è stato archiviato. È anche bello andare alla festa polizia a avere queste notizie qua. Oppure veniamo tacciati anche nella regione che vogliamo tagliare le piante perché c'è qualcuno che ci scrive pure le poesie che vogliamo tagliare le querce, o per dire tantissimi altri ricorsi che non vi sto nemmeno a spiegare. Comunque abbiamo conosciuto la polizia, i carabinieri, la forestale e la finanza no. E quindi siamo stati, abbiamo girato l'arte, comunque abbiamo girato tutti qua, tutti gli enti dove è possibile fare ricorsi. L'unica cosa positiva, al di là del bilancio, che abbiamo mantenuto sempre in attivo e abbiamo tolto un po' di debiti, la cosa è che comunque siamo usciti tutti puliti, nessuno ci ha potuto condannare perché probabilmente tutti hanno capito che abbiamo amministrato per il bene dei cittadini e penso che questo voi lo possiate e lo dobbiate riconoscere. Io non mi dilungo perché sono stato abbastanza prolisso, vi ringrazio della vostra massiccia presenza, spero che voi riconfermiate la fiducia nei nostri confronti perché i dati che abbiamo citato questa sera sono dati incontrovertibili, non abbiamo raccontato promesse. Vi dico soltanto che il nostro programma è fatto sulla stregua di quello vecchio, cercheremo di migliorare le cose che non siamo riusciti a fare o ne abbiamo fatte in modo parziale e sicuramente ci rivedremo per poter confrontarci. Vi chiediamo di nuovo scusa se in qualche cosa abbiamo sbagliato, ripeto, ma può sbagliare solo chi fa, chi non fa non sbaglia mai e parla soltanto. Grazie a tutti. Un bicchiere per tutti al bar. Thank you.